prendeva dimora nel suo grembo di madre. Adattò quindi i suoi ritmi a quelli dell'ospite, modificò le sue abitudini in funzione di un compito che non le alleggeriva certo la vita. Consacrò i suoi giorni alla gestazione di una creatura che non avrebbe risparmiato preoccupazioni e fastidi. E poiché il frutto benedetto del suo seno era il Verbo di Dio che si incarnava per la salvezza dell'umanità, capì di aver contratto con tutti i figli di Eva un debito di accoglienza che avrebbe pagato con cambiali di lacrime. Accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio. Quella ospitalità fondamentale la dice lunga sullo stile di Maria, delle cui mille altre accoglienze il Vangelo non parla, ma che non c'è difficile intuire. Nessuno fu mai respinto da lei. Tutti trovarono riparo sotto la sua ombra. Contempliamo e viviamo il dolore e la speranza della madre. La fede della Vergine illumini la nostra vita. La sua materna protezione accompagni il nostro cammino incontro al Signore della gloria. Preghiamo. O Dio, sapienza e pietà infinita, che tanto ami gli uomini da volerli compartecipi con Cristo del suo eterno disegno di salvezza, fa che riviviamo con Maria la forza vitale della fede che ci ha fatti i tuoi figli nel battesimo, e con lei attendiamo l'alba della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Procediamo. Prima stazione. Maria accoglie nella fede la profezia di Simeone. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, perché ho dato la salvezza e associato la Vergine Madre. Dal Vangelo secondo Luca. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Come scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e dimorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era sopra di lui gli aveva preannunziato
che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori gli portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno di tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. O Padre, risplenda sempre la Vergine Chiesa, sposa del Cristo, per l'incontaminata fedeltà al patto del tuo amore e sull'esempio di Maria, umile tua serva, che presentò nel Tempio l'autore della nuova legge, custodisca la purezza della fede, alimenti l'ardore della carità, ravvivi la speranza nei vivi futuri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Madre Deo Infante, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione. Maria fugge in Egitto per salvare Gesù. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, perché all'opera della salvezza è associato la Vergine Madre. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in segno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Adesso.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Dio fedele, che nella Beata Vergine Maria hai dato compimento alle promesse fatte ai padri, donaci di seguire l'esempio della figlia di Sion, che a te piacque per l'umiltà e con l'obbedienza cooperò alla redenzione del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Madre dei voi fate, che venga del Signore, sia in veste del mio cuore. Terza stazione. Maria cerca Gesù rimasto a Gerusalemme. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, perché ad opera della salvezza hai associato la Vergine Madre. Dal Vangelo secondo Luca. Il bambino cresceva e si fortificava, piena di sapienza e grazia di Dio era sopra di lui. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, gli salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio. E poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti, ma non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega Preghiamo. O Dio che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa che per intercessione del tuo Figlio Gesù, della Vergine Madre di San Giuseppe, camminiamo tra le varie vicende del mondo, sempre orientati ai beni eterni. Per Cristo, Signore. Secondo Luca. Simeone parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele. Segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, preghiamo. Gesù che volgi lo sguardo alla madre, donaci in mezzo alle sofferenze l'audacia e la gioia di accoglierti e di seguirti con fiducioso abbandono. Cristo, sorgente della vita, donaci di contemplare il tuo volto e scorgere nella follia della croce la promessa della nostra risurrezione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre de voi Padre, che le piaghe del Signore siano riflesse nel mio cuore. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: ho sete. Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto.
e chinato il capo, spirò. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Preghiamo. O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza hai voluto continuare la passione del tuo figlio nelle membra piegate del suo corpo che la Chiesa fa che unite alla madre tollerante e figli della croce, impariamo a riconoscere e servire con amore fervoroso il Cristo sofferente nei fratelli, per Cristo nostro Signore. Santa Madre de voi Padre, che le piaghe del Signore siano immesse nel tuo cuore. Signore, per la opera della salvezza è associato alla Vergine Madre. Dal Vangelo secondo Matteo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Magdala e l'altra Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Settima stazione. Maria depone il corpo di Gesù nel sepolcro in attesa della risurrezione. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, perché all'opera della salvezza è associato la Vergine Madre. Dal Vangelo secondo Giovanni. Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe, di cui 100 libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in pelle, insieme con oli aromatici, come usanza seppellire per i giudei. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, poiché quel sepolcro era vicino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Preghiamo, Padre Santo, che nel mistero pasquale hai stabilito la salvezza del genere umano, concedi a tutti gli uomini, con la grazia del tuo Spirito, di essere inclusi nel numero dei figli di adozione che Gesù, morente, affidò alla Vergine Madre. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, devo fare.